Due mesi fa usciva la mia ultima fatica, La Chiesa e gli Extraterrestri, per la casa editrice Segno, un libro piccolo con quelle che sono le posizioni dei vari teologi nel corso dei secoli, e poi conclude anche con la posizione delle varie chiese e confessioni. Ci sono tantissimi pareri, dai giainisti agli ebrei, ai sikh, ai protestanti, agli induisti, ai musulmani, eccetera, eccetera, su quello che è o la vita extraterrestre o il fenomeno UFO. La Chiesa degli Extraterrestri in realtà voleva essere un libro, questo espressamente su richiesta dell'editore, rivolto ai sacerdoti e ai teologi, quindi anche se è un libro scorrevole che può leggere chiunque, comunque riporta anche tanti spunti di teologia, quindi la questione del peccato originale, se può essere esportabile presso altre creature, altri esseri, l'idea dei missionari cosmici, la reazione delle chiese nel caso di un contatto, la redenzione, il peccato originale, la questione proprio del peccato originale, l'intelligenza e lo stato di natura, e poi le prospettive per il genere umano. Speravo che, essendo pubblicata dalla casa editrice Segno, che so che oltre che andare in molte librerie cattoliche poi viene recensita da pubblicazioni cattoliche, speravo si innescasse un certo dibattito quantomeno all'interno dell'ambiente. In effetti devo dire di essere soddisfatto, perché senza che dipenda da me o dal mio libro sarebbe troppo presuntuoso ritenere questo, ma comunque la notizia recente, agosto 2012, ecco che anche la Chiesa ha, attraverso alcuni suoi autorevoli esponenti, detto una volta di più il suo parere sugli extraterrestri. Non sarebbe evangelico non investire coraggiosamente tutti i talenti che ci sono stati affidati per seppellirli invece nella sabbia, nell'attesa timorosa di un padrone geloso. Con questa affermazione l'Osservatore Romano, che è un giornale storico della Chiesa, ha mostrato così un cenno di apertura all'esistenza di altre forme di vita nel cosmo. E a parlare è stato il professor Piero Benvenuti, che è un docente dell'Università di Padova, che tra l'altro ha scritto un articolo sul rover Curiosity della NASA, che proprio in questi giorni è sceso su Marte, è ammartato, e quindi una volta di più il genere umano è tornato, anche se soltanto con un robot, su Marte. L'altra volta fu l'occasione del rover Sojourner. Ecco che allora si torna a parlare di vite extraterrestri, quindi lo spunto l'ha dato non l'ufologia quanto la scienza, quindi la ricerca scientifica, le missioni spaziali. Bene, secondo questo professore sarebbe opportuno rileggere in chiave moderna il De Potentia di San Tommaso d'Aquino. E allora il professore ha detto che prima di scandalizzarci e di rigettare queste idee per il timore di sconvolgere discorsi teologici consolidati, dovremmo meditare come l'azione creatrice divina ecceda sempre le nostre limitate capacità razionali. Così potremmo allora gioire nello scoprire l'insospettabile ricchezza dell'atto creativo, di cui le nostre povere scienze e tecnologie ci fanno intravedere pian piano intrecci finora ignoti. In altre parole, non si possono mettere limiti alla potenza creatrice di Dio. Questo l'avevo scritto anch'io nel mio libro, tra l'altro fa anche il paio con alcune dichiarazioni autorevoli di esponenti del mondo musulmano, quindi è un'idea che comunque gira nell'ambiente religioso. Ancora il professor Benvenuti dice che la vastità e complessità di ciò che negli ultimi decenni, con progressione esponenziale, abbiamo appreso del cosmo, del creato, sottolinea, sono tali che la teologia non può rimanere distratta o agnostica. La cosmologia la chiama ad una sfida che potrà portare forse dei vicoli ciechi, fermate e ripartenze, ma che è divenuto ormai irrinunciabile. Insomma, in buona sostanza, secondo questo professore filosofo, nel corso della storia l'uomo si è reso protagonista di opere maestose anticipate da sublimi scoperte. La filosofia medievale diceva che l'uomo aveva la facoltà di farsi santo, di farsi bestia, no? E beh, in questo senso l'ingegno umano porta a sublimi scoperte. L'evoluzione umana è una conseguenza del progresso scientifico e tecnologico, dice il professore. Tuttavia ogni passo compiuto dalla scienza rappresenta una sorta di avvicinamento tra uomo, ideologie filosofico-religiose. Qualche anno fa non la pensavano così, però gli esponenti ecclesiastici. E il professore cita Albert Einstein, che secondo Einstein la scienza senza
senza religione è zoppa, la religione senza scienza è cieca. Creazionismo ed evoluzionismo rappresentano dunque, in questa ottica, che però non è condivisa da tutta la scienza, bisogna dirlo, rappresentano due facce di un'unica medaglia. Il dilemma dell'antitesi tra creazionismo e darwinismo è un ossimoro, un'assurdità logica, un'aporia destinata a rifluire entro i meandri di una retrogradazione oscurantistica, dice il professore. In realtà c'è tutta la scienza connotata a sinistra, insomma, non c'è niente di scandaloso nel dirlo, che non crede minimamente nella religione, che considera la religione una superstizione, si rifà a Marx, che considerava addirittura la religione oppio dei popoli. Ma il professore teologo ricorda che già Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e Pio XII avevano espresso, seppur in circostanze diverse, la loro condivisione circa l'inesistenza di una opposizione tra la comprensione della creazione e la prova delle scienze empiriche. Quindi scienza e creazionismo ed evoluzionismo in pratica non sarebbero contrastanti in questa visione. D'altronde, fa notare ancora il professore, anche Monsignor Ravasi, noto vaticanista, traduttore della Bibbia, eccetera, eccetera, qualche tempo fa ha avuto modo di caldeggiare un'opinione del tutto lontana da retrogradi dicotomie concettuali, dice il professore, ed incline al dialogo tra teologia, filosofia e scienza. L'evoluzionismo, afferma Ravasi, quindi il professore cita Ravasi, non risponde a tutti i quesiti e non risponde soprattutto al grande quesito filosofico: da dove viene tutto? E quindi segnali di un'apertura del Vaticano rispetto alla possibilità non soltanto di una pacifica coesistenza fra creazione e evoluzione, ma quindi a questo punto anche alla possibilità che proprio in virtù dell'evoluzione nel cosmo esistano altre forme di vita, fanno da cornice a un dipinto restaurato in chiave moderna. Quindi la ricerca empirica di altre forme di vita nel sistema solare, nella Via Lattea o nell'universo è diventata una necessità e non più un'eresia anche per la Chiesa, tant'è che qualche giornale ha persino pubblicato il titolo "Non è più peccato credere ai T". Insomma, da un punto di vista a questo punto strettamente filosofico e teologico, ecco che c'è una presa di posizione di un importante esponente che in buona sostanza ammette la possibilità che esista vita extraterrestre, e comunque il creazionismo esteso a questo punto a tutto l'universo, e qui a me viene in mente Marx quando diceva che come c'è la lotta di classe, così c'è una lotta della materia, un continuo divenire della materia, che significava che proprio perché la materia è in continuo divenire la vita dovrebbe essere sparsa dappertutto, quindi in tutti i mondi. Insomma, questa idea di sinistra adesso viene rifatta proprio anche dalla Chiesa, che si libera così di un vecchissimo concetto della Terra come unico pianeta abitato, perché, citando un versetto di Isaia, sgabello dei piedi del Signore. Finalmente, insomma, c'è qualcuno che nella Chiesa prende una posizione più aperta. In realtà poi io dire che nel mio libro avevo analizzato le principali prese di posizione di importanti teologi e sacerdoti, e in realtà la maggior parte di queste persone non si era detta contraria all'esistenza di forme di vita extraterrestre. In realtà, a partire dagli anni 80, dopo che nel 78 c'era stata una grande ondata di avvistamenti UFO, 78-79, il grande interesse suscitato dal film di Spielberg piuttosto che dagli UFO robot, insomma, da tutta la mania per gli UFO creata da telefilm, Project UFO, piuttosto che UFO Base Shadow, eccetera, eccetera, che venivano continuamente replicati. Ebbene, ci furono pubblicazioni cattoliche, Famiglia Cristiana in testa, ma anche L'Avvenire, piuttosto che altre come Presenza Cristiana, che spesso dava spazio al GRIS, al gruppo di ricerca sulle sette, che sparava a zero in realtà sull'ufologia, ma per attaccare il contattismo. E beh, queste pubblicazioni dagli anni 80 in poi, devo dire che per la verità erano state molto ostili al discorso degli UFO, e per quanto riguardava gli extraterrestri si limitavano a dire sì, come dice la scienza ufficiale, che possono esistere su base statistica, non possono venire sin qua, però sotto sotto c'era un pessimismo di fondo che mal si concilia con questa nuova visione invece di un Dio creatore dell'universo, quindi di un cosmo abitato, come peraltro sostenevano i primi rabbini. Comunque, se noi andiamo a rileggere, io li ho citati tutti, i principali teologi che si sono occupati della questione fino agli anni 80, e con un picco negli anni 50, beh, erano moltissimi quelli favorevoli all'esistenza di vita extraterrestre, persino del fenomeno UFO, anzi avevano contestato Padre Gemelli, che in quegli anni aveva a sua volta negato l'esistenza degli extraterrestri, citando delle posizioni teologiche, dottrinali, che
altrettanto validi studiosi poi invece avevano così sconfessato, e una dichiarazione fra tutte, quella di padre Angelo Secchi, che fu direttore della Specola Vaticana, che ebbe a scrivere: chi non crede all'abitabilità delle altre stelle, come un cinese che chiuso all'interno della grande muraglia pensa che al mondo esistano soltanto i cinesi. Allora, se siete interessati al libro La Chiesa degli Extraterrestri di Alfredo Lissoni, casa editrice Segno, casa editrice cattolica, invece l'articolo l'articolo che vi ho citato, uscito sull'Osservatore Romano, quello è facilmente recuperabile via internet, diversi siti lo stanno riproponendo.